Rieccoci in diretta per Marta Sport Live, voce ai protagonisti. Va via Tony Molà, arriva Vincenzo Russo, che salutiamo. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Tra poco il filo diretto consueto del mercoledì con Enrico Fedele. Salve Gianluca, scrive questo ascoltatore. Ma si può che le altre squadre presentano giocatori come Lukaku, Di Maria, eccetera, creando entusiasmo, e noi invece sentiamo solo di giocatori che possono andar via o vogliono andar via? Un giocatore come Mertens, trattato come uno qualsiasi, insomma, non sappiamo nemmeno se possiamo mettere il piatto a tavola. Ma si può, lui avrebbe il dovere, che se non rinnova neanche a Mertens dovrebbe acquistare Dybala, ma non accadrà mai, certo che non accadrà mai. Invece sarà De Lofeu, Marco da Milano, che non entusiasma i tifosi evidentemente, e non entusiasma neanche Spalletti, pare, e non entusiasma, insomma, entusiasma solo parzialmente il sottoscritto, che preferisce uno come Barak nel caso in cui i due fossero alternativi. Però adesso è il momento di Enrico Fedele. Direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a voi tutti. Ecco, nel frattempo Michela scrive, un'ascoltatrice, che ha scritto gusti strani, perché c'è un ascoltatore, Renato, che ha detto: Gifuni, a te non piace Lozano e piace Politano. Sì, hai gusti strani, mi ha detto. Allora lei, Michela dice, tu sei un uragano con un'ondata di pensiero, spazza via chi ti dice che hai gusti strani. Va bene, è un gusto strano preferire Politano a Lozano? No, dipende dal ruolo, sono due ruoli diversi. Vabbè, da esterno alto. Ma sono due ruoli diversi, giocano con la stessa maglia. No, giocano anche nello stesso hanno posto. Hanno caratteristiche diverse. Hanno caratteristiche indubbiamente diverse. Ah, e allora tu da quando si mette in paragone, devi dire a questo signore, si mettono a confronto giocatori dalle stesse caratteristiche. Non so se mi sono spiegato. Allora, Politano ha una caratteristica diversa da quella di Lozano. Lozano è un giocatore che deve giocare dal piede, che praticamente ha più il senso della rete, ha più scatto. La Politano magari ha un poco più di tecnica, soprattutto quando rientra. Lozano, anche se non è molto molto forte da un punto di vista fisico, è più resistente. Ma il concetto, poi Lozano aiuta poco nella fase difensiva, molto nella fase offensiva. Lozano è l'unico del Napoli che ha delle 10-12 gol nelle gambe, certo, però anche Politano con Gattuso li ha fatti, ma non c'è, sì, ma non ce l'ha. La capita una rondine non fa primavera, ma 11 sì, però è una volta solo. Ho capito. Vai a vedere, tu che sei uno statistico, vai a vedere nello score di Politano quante volte ha fatto più di 5-6 gol. Vallo a vedere. Adesso io dico subito. Senta, direttore, c'è Angelo al telefono. Lo sentiamo, Angelo, allo 081-63-6363. Angelo, buon pomeriggio. Angelo? No, sì, mi sente? Ecco, perfettamente, sente? Adesso, perfettamente. Sì, allora, dicevo, una domanda molto semplice e banale, ma lei ci sta capendo qualcosa? Io sinceramente poco. Lei ha fedele, ha fedele. Secondo me, sì, al direttore, secondo me pure della Lenz, secondo me ci sta capendo poco. Il direttore Giuntoli gli ha fatto divieto di parlare, perché da più parti, anche in altre radio, hanno chiesto il suo intervento e niente, gli ha fatto divieto, perché non sa che dire. Ma dico, gli è così difficile capire che deve vendere. Io penso che deve essere in confusione, cioè in perfetta confusione. Non sui suoi conti, per carità, sui suoi conti lui è perfetto, ma sotto il progetto sportivo è in completa confusione. Mi dica lei, mi dica lei. Va bene, è in confusione, direttore? No, non è in confusione. Se intendiamo la confusione, certamente. Perché lui ha un progetto. Se gli chiedono il giocatore, li dà. Evidentemente non gli hanno chiesto quella somma che lui riteneva opportuno, che riteneva giusto, però il Napoli è in questa fase. Io forse non riesco a spiegarmi perché la gente non capisce. Cioè, il progetto del Napoli è questo: se danno i soldi vende tutti, è chiaro. E quindi è inutile fare sogni di gloria. Mettiamo due, li faccio pure io, no, tu lo sai. Il mio sogno di gloria, non vendiamo a Koulibaly, teniamo Joao Espina, vediamo un altro giocatore vicino e possiamo lottare per il quarto posto. La valutazione è un'altra, ed è questa. Perché togliermi un giocatore o due giocatori che possono fare la differenza? E massimo quest'anno posso pigliare 30-40 milioni, ma non di più, tra Ruiz e Koulibaly.
con questi posso ambire ad andare in Champions, senza questi, con tutti questi nomi che sono tutti salati mare, cioè buoni giocatori ma non pesci nobili che fanno la differenza, non ci arrivi. Allora è qua che non riesco a capire, ecco perché dico, può darsi che vogliono vendere i gioielli di famiglia di modo che dopo anticipano quello che dovrà essere, e che secondo me sarà una cessione a un fondo. Scusami. Va bene, direttore, sono andato a ripercorrere un po' le reti di Politano. Lo vuole sapere? Come no? L'anno scorso, stagione 2021, 12 gol. Quante 2021, quante partite? 12 gol. Vuole sapere anche quante partite? Logico. Glielo dico subito. Allora, 1900, in totale 2600 minuti. 2600 minuti sarebbero 18, 27, una 29 partite, 29 partite. Sono quasi 30. Niente, 12 gol. Vai, 29 poi. Partite, buono. 19-20, 2 gol. Poi 18-19, 6 gol. 17-18, 11 gol. Bravo. Quante partite? 17-18, quante partite? 11 gol, io lo dico subito. Ecco qui. Allora, 11, ma Paolo ci vedete per lo meno 25 partite. 3.000, no, 29-30 anche qui. 29-30. Vedi, cioè, nel Sassuolo. Poi 16-17, 8 gol. Vedi. Quindi non è una rondine, però, che fa prima da 3-4 volte le ha fatte. È una rondine da 6-7 gol, massimo. Però quando fa 30 partite, certo. In questo momento 30 partite non le fa, o quantomeno con Spalletti non fa 30 partite. Emilio al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Niente, brevemente, perché io sono un semplice tifoso, rispondendo a l'altro tifoso che parlava delle altre squadre, Lukaku, non Lukaku, c'è sta una magagna sotto, ma nessuno ne parla. Fosse successo al Napoli, comunque lasciamo stare. Inter comunque dovrebbe essere. Quale magagna? Dice che l'hanno pagato, poi non l'hanno pagato più, l'hanno venduto per 7, però io ripeto, sono un semplice tifoso, per carità, l'ho sentito queste cose. Io vorrei fare semplicemente una domanda al dottor Fedele, perché per me è un grande competente di calcio, può essere o meno simpatico. Lei è simpatico, però, no? Per me sì. Allora, come il modo di fare di De Laurentiis, se poi ascolto per radio, a lei piace, non piace, va bene, non va bene, per noi tifosi, eccetera, eccetera. Ascolto per radio. Grazie, Emilio. Grazie per la stima. No, non mi piace il modo. Che cosa non le piace? Quale non modo? Le piace l'atteggiamento da Marchese del Grillo, da tutto. Quindi l'atteggiamento comunicativo, insomma. È bravo, e credo che faccia tutto il possibile per essere antipatico ai tifosi. Perché non c'è chiarezza? Ma perché, scusi, direttore, perché essere non antipatico? C'è chiarezza, non c'è chiarezza. Non c'è chiarezza. Cioè, che cosa avrebbe dovuto dire? Cioè, se lei adesso telefonasse, faccia la sua telefonata De Laurentiis, Aurelio. Caro De Laurentiis, te la ripeto, perché già l'ho fatta, la gente dice che sei scipolita, no, non mi sono scipolita. Noi la conosciamo a memoria, lo sappiamo. Invece è Gifuni che si è ascoltata. Io lo ripeto per Gifuni. Che sono mercoledì prossimo uccidere la voce. Pronto? Enrico Fedele, presidente. Chiamami Aurelio, va bene. Senti, Aurelio, voglio dirti una cosa. Perché non sei più chiaro con la gente del popolo? E diciamo sempre voi lottate per lo scudetto. Come lotti per lo scudetto se vendi i migliori giocatori? Come lotti per lo scudetto se lo stesso tuo allenatore ha detto che sarà difficile ripetere il campionato con gli stessi giocatori? E se poi le vendi, allora chiama Spalletti, fai un bel confronto all'americano. Caro Spalletti, guarda che io devo vendere tutti quelli a un prezzo che reputo opportuno, quindi a te ne conviene rimanere. Poi devo fare il possibile per andare in Europa. Non lo so se arriverò adesso con l'Inter, la Roma, il Milan e la Juventus o la A al quarto posto, però vorrei stare nei primi sei. Tu che vuoi fare? Ecco, questa è finita la telefonata? Sì. Ecco, questa è la scena di un film. Come faccio a non richiedergliela mercoledì prossimo? Me lo spieghi? Io gliela chiederò ogni mercoledì. Va bene, Antonio al telefono, buon pomeriggio. Antonio?
Non c'è Antonio? Allora, caro direttore. Antonio. Per il direttore, Baracca e De Lofeo e magari Nandez al posto di Fabian, Politano e Demme farebbero fare un salto in avanti, quindi Baracca, no. De Lofeo e Nandez. No. Al posto di Fabian, Politano e Demme, salto in avanti? No. Perché no? Politano e Demme non giocano. Ok. Scusa, gioco politicamente. No, ma tra Baracca e De Lofeo dovesse scegliere, lei chi gli sceglierebbe tra i giocatori diversi? Baracca è un giocatore che a me piace, ma dovrebbe poi prendere il posto magari di Fabio Ruiz oppure il posto di Zielinski, perché se da un lato gioca all'Anguilla e dall'altra parte serve il regista, ci serve il giocatore dal centrocampo in su, e quindi praticamente deve giocare al posto di uno dei giocatori che sono importanti per il Napoli, si è ben già. Poi i giocatori hanno dato un grande contributo quest'anno. Va bene, non sopporto l'idea di certi tifosi che credono che il Napoli sia fermo. Il Napoli non è una società di sprovveduti, scrive Dino 81. E con questo noi ci congediamo per due minuti, caro direttore, e ci ritroviamo dopo la pubblicità, va bene? A tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Vincenzo Russo in regia. Lozano, ci scrive Emiliano, è un investimento quasi incomprensibile. Quasi 50 milioni investiti, 40, una quarantina, per un prospetto che non si è confermato, e così altri investimenti fatti che non hanno dato quanto sperato. Paghiamo quegli errori che dovevano essere l'inizio della rivoluzione che doveva iniziare con Ancelotti. Lozano è un giocatore di qualità, ma è un giocatore che secondo me non ha nel suo DNA proprio l'abitudine a giocare a calcio nel campionato italiano, e non l'ha acquisita in questi anni con il Napoli, assolutamente. A volte si ferma, a volte non segue male l'azione, a volte non rifinisce bene, non riesce a concludere l'azione a dovere. Per questo preferisco Politano, che magari sarà meno di qualità, ma non lo so, perché anche Politano ha grande qualità, ma è uno che quando è in palla ed è in partita è molto ma molto più efficace di Lozano. Direttore Fedele, eccoci qui un'altra volta. Sì. Eccoci qui. Un messaggio vocale, lo ascoltiamo insieme, eccolo qua. Nel frattempo 0816363 per intervenire in diretta, c'è già Antonio che salutiamo. Antonio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Resta lì un attimo, ascoltiamo questo messaggio. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Volevo fare una voce fuori dal coro. Sì. Io sono molto entusiasta del mercato del Napoli perché è in linea con i successi degli anni precedenti, quando sono arrivati i giocatori semisconosciuti e poi ci hanno fatto divertire. Quindi c'è qualche tifoso, vi sembrerà strano, che è entusiasta di questa cosa. Gianluca da Napoli. Ecco, posso Gianluca. Rispondere a Gianluca? Va bene tutto, ma quali sono i successi degli posso anni precedenti? Rispondere a Gianluca? Prego, prego, come no? Se lui dice che questi giocatori sono simili a quelli che poi sono venuti nel periodo di Benitez, credo, no? Perché quelli poi sono i giocatori. O mi sbaglio, Gianluca? Sì, ma questo ragionamento non sta in piedi. Faccio solo una piccola domanda e poi l'ascoltatore si dà la risposta. Da dove veniva Reina? Da Liverpool. Sì, a Liverpool, sì. Da dove veniva Higuain? Al Biol. Real Madrid. Real Madrid, quindi, anche al Biol. Quindi? Caglion anche. Risposta. Giocatori abituati a un ambiente che erano abituati in un ambiente che era, come ti devo dire, pronti per vincere con la mentalità, e altri tipi di giocatori. Chiaro? Mentre invece Kvaratskhelia arriva dalla Dinamo Batumi. E mentre Oliveira arriva dal Getafe. Bravo. Antonio, non mi pare che queste squadre abbiano lo stesso curriculum di questi giocatori. Antonio al telefono, buon pomeriggio. Buon pomeriggio per il direttore, volevo fare una mia analisi. Direttore, piuttosto che parlare di chi arriverà, io voglio fare un altro tipo di osservazione. Chi rimane e chi va via? In passato i Paolo Cannavaro, i Pazienza, i Gargano erano giocatori che comunque Napoli faceva di tutto per farli rimanere, no? Per tenerli in rosa, insieme per esempio agli Hamsik, poi magari vendeva i Lavezzi, vendeva i Cavani. Io invece sto vedendo come se fosse una cosa al contrario. Lozano,
vanno, Elmas rimangono, mentre per esempio Insigne, Mertens vanno via, Zielinski e Fabian Ruiz. Io per esempio terrei Fabian Ruiz, però che cosa succede a causa del mercato? Fabian Ruiz forse andrà via o andrà in scadenza, e Zielinski ce lo teniamo, Ospina è andato via, Meret ce lo teniamo. Che cosa sta succedendo? Non per, ripeto, per possibili acquisti, ma come mai si fanno questo tipo di scelte? Grazie mille. Però c'è una spiegazione logica e mi spiego subito. I giocatori che hai precedentemente parlato avevano una clausola rescissoria o una clausola risolutiva, per essere precisi, chiaro? Quindi non è che sono stati venduti, tranne Giorginio, che sono stati venduti, se ne sono andati in virtù di una clausola che era stata fatta sbagliando. Poi c'è l'altro peccato originale del Napoli, che lo fa sempre. Purtroppo il Napoli è impreparato, è ingenuo, e questa è la responsabilità del presidente, non di Giuntoli, perché poi alla fine decide tutto il marchese del Trillo, di rinnovare i contratti negli ultimi mesi di scadenza del contratto. È uno degli errori più gravi in assoluto. Con chi è stato fatto? Con Bono, con Insigne certamente, è stato fatto con Mertens, con Ospina, e poi non hanno rinnovato. Mertens, Ospina, non stiamo facendo con Paolo Cannavaro, non stanno facendo con De Santis. Sì. È stato fatto con Ci sono parecchi. molti casi. Sì. Quindi questa situazione è una situazione che, così come è cambiata la norma della clausola risolutiva. Prima era un fatto che mettevano a tutti, no, ora non mettono più a nessuno. Però poi che succede? Che si scordano che scadono i contratti e poi alla fine il giocatore non deve andare. Ma perdonatemi. E adesso stiamo andando sulla stessa direzione con Koulibaly e con Fabian, fondamentalmente. Bravo, è tale e quale. Allora non è che Mertens va via perché è scaduto il contratto. Perché quando due o tre mesi prima, sei mesi prima, un anno prima, tu non ti rendi conto se è bravo o non è bravo, allora o qua siamo in un altro mondo e non è il mondo del calcio di gente che capisce, oppure ti aspetto sempre che mi dovrebbe fare. Antonio, un altro Antonio al telefono, buon pomeriggio. Salve Gianluca, ti ringrazio ancora pubblicamente per il complimento su di Troisi, sono quello del messaggio, sì, di prima. Cioè, è la voce che somiglia a quella di Troisi, sì. Grazie mille. Direttore, buongiorno. Io volevo chiedere, ma io ho l'impressione che ogni allenatore che della Rendis prende, dopo un anno ci va di scarpa stretta. Aveva cominciato con Ancelotti, doveva smembrare la squadra di Sarri e ricominciare da capo, non ci è riuscito, il secondo anno di Ancelotti. La stessa cosa con Gattuso, mo sta succedendo la stessa cosa con Spalletti. Io non capisco perché fa sempre così, i progetti vanno sempre a mare dopo due anni. Grazie Antonio. Il progetto non lo fa l'allenatore, il progetto lo fa sempre il presidente. Ma io potrei anche essere d'accordo su questo, perché generalmente l'allenatore non è altro che il capo del personale, può chiedere una manodopera particolare e la società poi provvede. Non esiste la squadra che fa l'allenatore tanto per essere il manager all'inglese, perché poi sai che succede? Io sono d'accordo su questo, che la società deve essere praticamente quella che conduce le operazioni. L'allenatore si porta 8 dipendenti, 8 collaboratori, poi piglia 3 giocatori, siccome noi siamo figli del risultato, se ne va via il risultato e se ne devono mandare 15 giocatori. No, questo no. Il problema è un altro, che io mi arrabbio, che praticamente si fanno delle dichiarazioni diverse tra l'allenatore e tra il presidente, e questa è la mia preoccupazione. Senta, direttore, una curiosità, ma De Lofeu, mi è parso di capire dalle dichiarazioni di Spalletti che non sia uno dei suoi preferiti. Perché il Napoli vuole prenderlo? Voglio capire, ma la squadra del futuro la sta realizzando Spalletti o no? Assolutamente no. Ma è un'incongruenza questa, non mi pare. No. Come no? Ma le altre squadre fanno Napoli, l'ha quasi sempre fatto, fanno le competite. Ho capito, ma è un'incongruenza. Ma pure con Ancelotti, vi ricordate che Ancelotti voleva. No, Lozano l'ha voluto Ancelotti. Lozano l'ha voluto. Ma c'è uno lo accontentano su uno, tanto bene che lo disse. Dice, era contento con Lozano, ma non è contento
su James, come si chiama? James Rodriguez. Mi ricordate bene. Sì. Allora, Gino D'Aversa scrive: da dove venivano Cavani, Lavezzi, Amsic, Allan, Giorginio, Insigne, Goulart, Koulibaly, Di Lorenzo, eccetera. Bisogna avere competenza, lungimiranza, fare un mix e avere i piedi per terra. Gino D'Aversa. Fermi tutti. Già parliamo di un calcio di 15 anni fa con Amsic e con Lavezzi che venivano, erano degli sconosciuti. Ma che hanno fatto? E che hanno fatto? In che senso? Che abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa. Ma quando? Dopo 4 anni. Certo. Allora qua il problema non è questo. Sai qual è il peccato di questa squadra? Della nostra squadra? Che il Napoli e De Laurentiis, e qua io gli do una colpa, aveva una squadra che bastavano due giocatori 2 anni fa per vincere un campionato. Aveva una squadra che con Sarri camminava come diavolava, e bastava qualche giocatore in più l'anno dopo. È chiaro? Sì, è sempre mancato questo. Gennaro da Milano, Gennaro, buon pomeriggio. Ciao, direttore. Direttore, volevo sapere una cosa, ma secondo la sua sapienza, ma se il Napoli lascia stare De Laurentiis, che aiuta in un Coppa Stoccolma che è una roba da 10 anni, comunque volevo sapere se il Napoli prende Deulofeu, Barak e Østergaard, come le sembra la può vincere lo scudetto? Vuoi chiedere questo? Dobbiamo fare i miracoli per andare in Coppa Uefa anche con questi che ho detto io. Sì, Gennari. Per il miracolo per arrivare quinti, direttore. Diretto, dimmi qualcuno che serve per aumentare la. I giocatori vincenti, l'ho detto, ma non è lamentare Gennaro, non è lamentare il loro presidente, bastava contratto, si teneva Ospina e faceva tra Mertens e un altro che io ci ho detto se pigliava, e la squadra poteva andare avanti. Dai, a Maspera che se non va su Instagram. No, dobbiamo sperare sempre che facciamo. No, io spero. Va bene, Gennaro, grazie, un abbraccio. Mette manotta azzurra. Va bene, non preoccupare. Adesso ci penso, se me lo fanno fare la ripristino. Caro direttore Fedele, è stato bello chiacchierare con lei. Grazie, buona giornata, buon pomeriggio. Grazie, siamo in chiusura, arrivano gli amici di Very Good. Grazie a Vincenzo Russo e Tony Mola in regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto. Alle 16 poi Marta Martinez e Gigi Rosa, alle 18 il sottoscritto di nuovo con Elisa Davino per un'altra grande puntata di Metti a Folle. Alle 20 torna l'approfondimento consueto sportivo della sera qui su Radio Marte. È tutto, buon pomeriggio.